domani venerdì 12 dicembre noi lavoratori, noi autisti di ADAC scioperiamo. Ma avranno raccontato che scioperiamo per i nostri interessi, sarebbe del tutto legittimo, ma noi domani scioperiamo per mantenere ADAC pubblica e per spingere, costringere l'amministrazione comunale a prendersi le sue responsabilità. La sindaca Raggi, per preparare questo concordato, ha spinto i sindacati e l'azienda a costringere noi lavoratori a lavorare di più e in condizioni peggiori rispetto a prima. Anche questa volta dalle nostre tasche verranno prelevati 20 milioni di euro l'anno. Non c'è un piano industriale, non si dice che cosa farà l'azienda per risolvere il problema endemico dei guasti. 500 vetture al giorno si guastano, se le mettiamo una in fila all'altra fanno 6 km di lamiere ferme ogni giorno, e questo sotto la Raggi, sotto Marino e sotto Alemanno. Noi domani scioperiamo perché vogliamo sapere dal sindaco che intenzioni hanno. Sono loro che devono dire dove andare a prendere i soldi. Per esempio, bisogna andarli a prendere in regione, perché la regione deve dare quasi mezzo miliardo di euro, e non al comune, lo deve dare ad ADAC direttamente, perché ogni chilometro a Milano viene pagato 1,20 euro più che qui a Roma. Sono cose che i media non vi dicono. Ecco, attraverso queste due fonti, soldi vecchi che ATAC deve prendere e soldi nuovi che il governo deve dare, allora l'indirizzo è quello giusto. Servono almeno 700 vetture in più e almeno 800 autisti. Sono anni che non si assume e sono anni che noi accumuliamo ferie. Noi lavoratori ci chiediamo come mai tre sindaci di tre colori così diversi, anzi opposti, lasciano alla testa dell'azienda sempre quelle 60-70 persone, cambiandogli solo le funzioni, perché vogliono convincere noi romani che ATAC va privatizzata. Ma noi qui abbiamo già un quarto del servizio pubblico che è privatizzato, ben 25 milioni di chilometri e 2.500 persone al soldo di Cialone. Ma insomma, sono 103 linee a Roma gestite dalla Roma TPL. Ma secondo voi a naso queste linee funzionano meglio? Cialone, il privato, dà, oltre a trattare male il suo personale, dà comunque un servizio migliore, lo dà forse anche peggiore del nostro. I sindaci che si sono succeduti se la sono presa con i lavoratori, ci hanno letteralmente criminalizzato, dall'altro se la sono presa con la cittadinanza chiedendo appunto l'aumento del biglietto, dall'altra ancora hanno mantenuto 50-60 persone sempre le stesse a fare danni, e quando sono sempre le stesse a fare danni ti viene il sospetto che lo fanno apposta. Noi scioperiamo domani, dietro allo sciopero di domani c'è esattamente tutto quello che ho provato a raccontarvi, un gigantesco inganno per cui il miliardo di fatturato dell'ATAC deve finire, secondo i loro loschi progetti, nelle mani del privato. Noi vogliamo che questi soldi, che sono nostri e dei romani, rimangano gestiti da noi romani. Si intende che il servizio che diamo noi adesso come ATAC e che dà la Roma TPL è schifoso, non ho altri termini. Il servizio che diamo è indifendibile, come lo sono gli uomini che dirigono l'azienda, e la Raggi una volta per tutte deve spazzare via la vecchia dirigenza e dire che intenzioni ha.